Saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un saggio pubblicato da Fuorilinea Edizioni da poco, dal titolo Incontro sotto la tenda. Francesco d'Assisi, Malik al-Kamil, l'Islam di Alfonso Marini, che abbiamo il piacere di avere nostro ospite. E che ci parlerà di questo incontro così noto, no? Quasi a tutti, ma con ancora tante cose da dire e da scoprire. Quindi io, come mia abitudine, non perdo tempo e lascio subito la parola al professor Marini, che ci parla di Francesco d'Assisi, Malik al-Kamil e l'Islam. Prego, professore, a lei. Grazie, la ringrazio. Questo, come dire, mi fa molto piacere poter parlare di questo mio libro appena uscito, ma soprattutto del tema che tratta. Diciamo che è un tema che io indago come storico, ho indagato come storico, e quindi bisogna cercare di cercare di capire cosa ci dicono le fonti, eccetera. Ma è comunque un tema di attualità, non si può nascondere, no? Tra l'altro, adesso siamo nel 22, ma pochi anni fa, nel 2019, c'è stato l'ottavo centenario di questo incontro. Non a caso il Papa Francesco ha avuto l'incontro ad Abu Dhabi con il Gran Muftì della Moschea, no? Si è fatto una dichiarazione sulla fratellanza universale e così via. Allora, dunque, dicevo che è un argomento che lo storico deve cercare di approcciare, diciamo, con conoscenza delle fonti. Allora, come dire, è un incontro sicuramente importante, sicuramente che ha avuto delle conseguenze significative poi nei rapporti dei francescani con l'Oriente islamico, di cui da un lato sappiamo che c'è stato, dall'altro lato non possiamo sapere bene cosa sia successo. Allora vado avanti un po' con ordine, più o meno vedendo come sono le cose. Francesco d'Assisi è un personaggio che ha fatto della predicazione del Vangelo un po' il motivo della sua vita, cioè la scelta di povertà e di predicazione del Vangelo, no? Tant'è vero che, come dire, l'approvazione che ha dovuto chiedere al Papa fin dall'inizio, quella che secondo le fonti fu data soltanto in maniera orale nel 1209 da Innocenzo III, era essenzialmente un'approvazione per poter predicare, no? Voi tra l'altro era un gruppo di laici, neanche sacerdoti, per poter predicare al di là anche dei confini della propria diocesi di Assisi, dove già avevano avuto una sorta di approvazione da parte del vescovo. Allora, questo suo desiderio di predicare il Vangelo, a un certo punto va al di là, diciamo, dei confini della cristianità, no? In realtà a un certo punto, diciamo, relativo, nel senso che secondo le fonti lui ci ha pensato spesso, no? E ha fatto vari tentativi da anni prima del 1219, una volta cercando di imbarcarsi ad Ancona, ma la nave fu spinta da venti contrari sulle coste della Dalmazia, quindi poi il compagno dovettero ritornare in Italia. Un'altra volta ha provato a Occidente, cioè andando nella Spagna, che era islamica, no? Probabilmente dopo la vittoria della Navas de Tolosa del 1212, in cui i regni cristiani del nord sconfissero, no? Le forze arabe del Califfato di Cordova e conquistarono parecchio terreno, ma lui voleva andare in territorio musulmano, no? In quell'altra occasione, ci dicono le fonti, non poté realizzare il suo desiderio perché si ammalò per strada. E un'altra volta, quindi, torno indietro. Nel 1219 l'occasione si presenta, diciamo favorevole tra virgolette, perché è in corso una crociata, quella che noi abitualmente classifichiamo come quinta crociata, no? Che è partita nel 1217, finirà nel 1221 con l'ennesima sconfitta dei crociati, no? E quindi praticamente Francesco può appoggiarsi al campo crociato. La crociata si svolge in Egitto, perciò noi parliamo di questo incontro di Francesco con il sultano d'Egitto, perché il sultano d'Egitto aveva in suo potere anche la Terra Santa.
in quell'occasione il sultano d'Egitto Malik al-Kamil o Malek al-Kamil, no? Era il nipote del Saladino, famoso Saladino, che aveva conquistato Gerusalemme nel 1187. Va bene? Ci fu la terza crociata partita due anni dopo, nonostante il valore di Riccardo Cordileone non approvò nulla. Si partì nel 1202 la quarta crociata bandita da Innocenzo III, ma i crociati andavano a finire a conquistare Costantinopoli cristiana invece di Gerusalemme, e quindi finì così. Quindi nell'intenzione di Innocenzo III, che nel frattempo era morto, e quindi del suo successore Onorio III, che gli successe nel 1216, c'era fatto la necessità di organizzare una nuova crociata, sempre per conquistare Gerusalemme, dove i santi ormai da decenni non erano più cristiani. Allora, questo fatto, mi sono soffermato un attimo sulla crociata, perché uno dei temi storiograficamente dibattuti è quello della posizione di Francesco d'Assisi verso le crociate. D'accordo? E magari ci torneremo un attimino più avanti, no? Tanto vediamo come sono andate le cose. Francesco parte, 1219, verso la primavera, la tarda primavera, arriva in Egitto, presso la città di Damietta, dove si combatteva, no? E lì c'è un campo crociato. Lui va a questo campo crociato e ne abbiamo notizia non dalle fonti, diciamo, agiografiche, noi degli autori che hanno, francescani, insomma, che hanno scritto della vita di Francesco come della vita di un santo, quindi, fondamentalmente, quindi noi li chiamiamo agiografie perché hanno dei criteri particolari di presentazione della figura del santo, eccetera. Ma poi abbiamo delle cronache di crociati che ci parlano di questa presenza di questi chierici, a volte senza neanche nominare, non ne conosco il nome, presso il campo crociato. E sappiamo che si appoggiò lì. Da questo, perché andò? Non andò, certo, non per partecipare alla crociata, anche su questo si discute, cioè, ovviamente non avrebbe partecipato mai come combattente, perché essendo comunque un religioso non avrebbe potuto portare le armi. Questo era un divieto che non tutti i religiosi, diciamo, osservavano, no? Però nel suo caso sì. Andò probabilmente proprio per questo desiderio di predicare al mondo musulmano. Si trovò lì al campo crociato e insieme a un compagno, di cui non sappiamo bene il nome, in fonti tarde ci dicono che si chiamava Illuminato, ma altre fonti ci parlano invece di della presenza con lui del suo primo compagno Bernardo, quindi insomma probabilmente c'era il frate Elia, che era già ministro provinciale di Oltremare, perché i cristiani conservavano ancora dei possedimenti sul posto, no? Il più importante era San Giovanni d'Acre, che era sede anche arcivescovile. E con questo compagno a un certo punto pensa di poter andare a predicare, diciamo, direttamente al sultano, no? Quale fosse l'intenzione, che volesse anche intervenire sullo scontro armato in corso, questo non lo sappiamo. Essenzialmente le fonti ci dicono che lui voleva predicare Cristo al sultano, le fonti agiografiche. Chiede quindi di andare dal sultano, no? Ma il legato papale Pelagio, che è a capo della crociata, perché la crociata è un'impresa del Papa, diciamo, ma quindi a capo c'è un legato, un cardinale, non glielo vuole permettere. Alla fine ci dicono le fonti crociate, su questo le fonti geografiche sono tacciono, diciamo, alla fine riesce a ottenere un semipermesso, come dire, un permesso a metà. Cioè il cardinale dice, il Pelagio dice, non sono contrario, cioè, se vuoi vai, ma non ti do io il permesso, praticamente, no? Cioè, non glielo impedisce, però non ne fa un inviato suo particolare. Francesco va con questo compagno, e fin qua lo sappiamo, quindi come è andato, ce lo raccontano le fonti, e va dal sultano. Alcune fonti dicono che fu maltrattato dalle guardie che lo presero per strada, lui non conosceva bene la lingua, diceva Sodan, per far capire che vuole andare dal sultano, ma di fatto sappiamo che fu accolto molto benevolmente da Malik al-Kamil, no? A questo punto scatta una fonte molto interessante. Abbiamo detto che la città di San Giovanni d'Acre
era fonte, era sede arcivescovile, e l'arcivescovo di San Giovanni d'Acri era un prelato Fiandre, no? Giacomo o Jacques da Vitry, no? Che da pochi anni era stato appunto nominato vescovo di San Giovanni d'Acri. E lui era indubbiamente presente al campo bruciato, no? Perché era un'autorità religiosa molto importante della zona, d'accordo? Allora, noi abbiamo nel 1220, cioè pochi mesi dopo questo episodio su cui adesso torneremo, abbiamo una sua lettera che spedisce ai suoi fedeli del Fiandre, abbiamo varie copie, una è spedita anche al Papa, in cui ci racconta l'episodio, come sarebbe andato dal sultano, da testimone quasi oculare. Cioè è un testimone che sa che è avvenuto questo fatto, probabilmente avrà avuto il racconto di come è andato dal sultano, però lì presente non c'era nessuno, no? Cioè nessuno che ne abbia scritto. Tantomeno fonti arabe o musulmane, no? In ambito musulmano non si ha nessuna testimonianza. Fino a qualche anno fa si pensava che c'era un epitafio su una tomba di un saggio consigliere di Malik al-Kamil, ma ormai si è dimostrato che si riferiva a un altro episodio, a un altro personaggio, a un altro sufi che era andato dal sultano e non a Francesco d'Assisi. E questo è interessante, lo vedremo, questo silenzio delle fonti arabe, di fronte invece a questo abbastanza ampio, no? Coro di fonti di ambito, diciamo, cristiano. La più importante è appunto questa lettera, su cui si basano poi anche le fonti successive, la prima biografia di Francesco d'Assisi, la biografia scritta da un frate che è Tommaso da Celano, e via le altre. Cosa dice questa lettera? Che Francesco arrivò dal sultano, che questo sultano, la bestia feroce, come viene definito, si mutò in mansuetudine, che lo accolse molto bene, lo sentì predicare, no? O parlare, o discutere, insomma, in qualche modo, no? E poi gli offrì un pranzo, no? Molti doni, rimanendo meravigliato dal fatto che Francesco e il compagno li rifiutassero tutti, no? Non accettassero, e li fece poi riaccompagnare al campo cristiano. Forse Malik in un primo momento poteva pensare che Francesco fosse mandato come ambasciatore dei cristiani. C'era stata una battaglia in cui i musulmani sono stati sconfitti, poi vinceranno successivamente. Però di fatto sappiamo che fu accolto molto benevolmente. Nessuna conseguenza dal punto di vista della predicazione, ovviamente, perché lo dicono anche le fonti, altre fonti, Francesco, visto che era inutile rimanere da quelle parti, se ne tornò poi in Italia. In realtà tornò precipitosamente in Italia perché c'erano problemi all'interno dell'ordine in sua assenza, però questo lasciamolo da parte per adesso, o anche per dopo, diciamo. Focalizziamoci su questo episodio, d'accordo? Lo stesso Giacomo da Vitry, che pochi anni, un anno dopo circa, più o meno compose una storia occidentale, Historia Occidentalis, riprese il racconto di questo episodio e disse anche che i francescani, i frati minori, la definizione precisa, i frati minori erano molto ben accolti dalla popolazione islamica, no? Che offriva anche aiuto, sostentamento, li sentiva volentieri predicare, fino a che, aggiunge, non cominciavano a parlare contro Maometto, allora a questo punto li scacciavano dalla città, no? Quasi a rischio di vita. Però, appunto, a parte questo momento, diciamo, di scontro sulla figura di Maometto, erano ben accolti, no? Ed è una cosa particolare che rimane nel tempo, perché poi nel 1291 cade l'ultimo baluardo cristiano in Palestina, che è proprio San Giovanni d'Acri. D'accordo? Vanno via tutti, i cristiani non metteranno più piede dal punto di vista politico, diciamo, in quei territori. Devono andare via gli ordini monastico-cavallereschi, no? Cioè i templari, gli ospitalieri di San Giovanni, che erano poi diventeranno i cavalieri di Malta, e così via. E però nel terzo decennio più o meno del 300, quando quindi i cristiani non ci sono più come presenza di dominio, no? Di dominio politico,
noi sappiamo che Terra Santa si costituisce con l'approvazione delle autorità islamiche una custodia francescana di Terra Santa, che poi è quella che c'è ancora. A Gerusalemme c'è la custodia francescana di Terra Santa, che ha un ruolo molto importante, per esempio dal punto di vista politico, no? Lo sappiamo, anche per quanto riguarda i rapporti tra ebrei e palestinesi, e poi ha un ruolo molto importante come dal punto di vista dello studio, sia studio biblico sia studio storico, soprattutto in ambito francescano. Perché è vero che costituisce una delle facoltà della Pontificia Università Antoniana, università qui a Roma. Insomma, come dire, è una conseguenza di lunga durata che potremmo attribuire anche a questo incontro tra Francesco e il Sultano, che fu un incontro assolutamente amichevole. E questo è il punto di tutti. Cosa possiamo dire in più, a parte questi fatti esteriori, no? Sicuramente Francesco è andato in Egitto, sicuramente ha parlato, è andato in territorio musulmano dello Sultano, sicuramente ha parlato con lui, sicuramente è stato ben accolto. Diciamo che leggendo le fonti, che pure non sono favorevoli ai musulmani, le fonti cristiane, il Sultano fa una gran bella figura, veramente una figura cavalleresca, diciamo così, utilizzando un termine occidentale. D'accordo? Allora, noi possiamo dire due cose. La prima è questa, ed è la più semplice da dire. Marie Calcamini non era una bestia feroce, o almeno non lo era sempre, come aveva scritto Giacomo da Vitruvio, no? E questa tenda, da cui viene il titolo del libro, Incontro sotto la tenda del Sultano, era un luogo di ritrovo e di, come dire, confronto tra fedi diverse. In Egitto, tra l'altro, ci sono i cristiani copti, no? E spesso il patriarca copto era scelto anche con l'approvazione del Sultano, no? Ma incontri anche di carattere filosofico, di scienze naturali, ne abbiamo varie testimonianze. Per esempio, ci viene proprio detto che in questa tenda, diciamo così, in questo luogo reale e simbolico, si svolsero discussioni proprio di filosofia naturale tra occidentali e islamici, al di là dei problemi di fede. Poi noi sappiamo che Malik al-Kamil, lo stesso sultano, che nel 1229, quindi 10 anni dopo, no, offrì a Federico II di Svevia, che era partito per la crociata, un'ulteriore crociata, che visto che la quinta era andata male, no, offrì Gerusalemme e luoghi santi cristiani senza combattere. No? Fu un accordo politico, una tregua decennale, per cui Federico II si impegnava ad abbattere il muro di Gerusalemme e a lasciare libero pellegrinaggio ai fedeli musulmani. Però Gerusalemme, Betlemme, Nazareth è un corridoio che connettesse questi possedimenti nuovi, diciamo, luoghi cristiani ai possedimenti cristiani sulla Terra Santa, erano appunto concesso ai cristiani. E Federico si fece poi incoronare, oltre che era già re di Sicilia e imperatore, prese anche la corona di re di Gerusalemme. No? Allora, diciamo, quindi noi possiamo dire questo, che la tenda del sultano era un normale luogo di incontro. E questo ci spiega come mai non abbiamo nessuna notizia dalle fonti arabe di questo incontro con Francesco. Era uno di tanti, con un, come dire, sì, poteva sembrare un sufi, cioè un religioso musulmano, se vogliamo usare questa definizione, che si presentava poveramente, ma non aveva nessuna, come dire, importanza particolare dal punto di vista, diciamo, musulmano, no? Dal punto di vista del sultano, diciamo così, di questo entourage abituato a questi dibattiti. Mentre in ambito cristiano, no? Dove invece, come dire, lo scontro con l'Islam, con la crociata era più forte, questo fatto che questo uomo, che poi tra l'altro è stato un grande santo, no? Come dire, quindi ha avuto una grande risonanza nell'ambito occidentale, no? Cristiano, questo santo è andato a parlare con il sultano rischiando la vita, no? Ha avuto invece una grande risonanza. Come dicevo, le fonti sono varie, ne parlano un paio di fonti di cronache delle crociate, ne parla subito Giacomo da Vitry e ne riparla nella sua opera La Storia Occidentale, e poi
ne parlano tutti quanti le fonti francescane, a cominciare da Tommaso da Celano, che scrive La vita di San Francesco, Vita Beati Francisci, nel 1229, presentandolo più o meno così, accentuando solo una cosa, quello che poi dirà anche Dante, la sete di martirio. Questo è il secondo punto. Davvero Francesco era andato per essere martirizzato perché aveva sete di martirio? Allora, probabilmente no, cioè non era questa la sua motivazione principale. Tuttavia possiamo dire che il rischio c'era, cioè sapeva che c'era lì, ha rischiato, diciamo, no? Ma probabilmente non è andato lì per farsi martirizzare, ma, come dire, prevalentemente, no? Primariamente per predicare Gesù Cristo, diciamo, che era un po' il suo motivo. Poi da questo incontro probabilmente è nato qualcosa anche di diverso da quelle che erano le sue intenzioni. E qui andiamo all'altro punto che dicevo. Quindi da un lato noi vediamo, e sappiamo poi mettendo insieme altre testimonianze, che il fatto di questa accoglienza nella tenda del sultano, no? Non era un fatto straordinario. Diciamo dal punto di vista di questo sultano è abbastanza abituale. L'altra cosa che invece ci dobbiamo chiedere, su cui gli storici sono in contrasto, diciamo, è il fatto, l'atteggiamento di Francesco verso la croce. No? Allora, Francesco, come si diceva tradizionalmente, no? Nelle opere almeno del Novecento, no? Almeno a partire dalla biografia di Paul Sabatier del 1894, quello di tutti gli storici del Novecento, fino anche a quello che è stato il mio maestro, che era Raul Manzelli, eccetera, ma anche quanto scrive oggi Giovanni Grado Merlo, che ha presieduto fino a poco tempo fa ad Assisi, diciamo, no? Il centro culturale francescano di Assisi, e, internazionale, la società internazionale di studi francescani, ecco la definizione esatta è questa, e si diceva che Francesco era contrario alla crociata, no? E che andò appunto a parlare dal sultano cercando un incontro pacifico. Alla fine del Novecento questa visione è stata un po' messa in discussione, a cominciare da uno storico molto noto che è Franco Bernini, e poi ripresa anche da altri storici, però diciamo senza una base nelle fonti. Qual è il problema di fondo? Francesco, oltre ad avere vari biografi, no? Abbiamo visto che ne hanno tracciato la vita, poi abbiamo parlato di alcuni suoi episodi come questo del sultano, no? Oltre a questo, ha lasciato degli scritti. Non è un grande autore, no? Non è uno scrittore, diciamo, di per sé, non ha una produzione vastissima, non so, gli 8 volumi dell'edizione critica delle opere di Bernardo di Caravaggio, che è morto nel 1153, quindi di poco precedente, però ha scritto, ha lasciato preghiere, scritti quasi tutti in latino, no? Preghiere, opere di carattere liturgico, lettere di vario tipo, no? Da bigliettini autografi, uno è rimasto autografo, anzi due autografi mandati al frate Leone, no? La lettera a tutto l'ordine, ai reggitori dei popoli e così via. Le regole, perché c'è una regola non bullata, no? Cioè non approvata dal Papa del 1221, l'anno scorso è stato l'ottavo centenario di questa regola, anche se è stata poco celebrata. E la regola cosiddetta bollata del 1223, cioè approvata dal Papa Onorio III, no? A parte quella di Innocenzo che è un'approvazione orale. Cioè, sì. Infatti Onorio la presenta come una conferma di questa regola. Ha lasciato una regola per gli eremi, cioè, ha lasciato varie cose. Sappiamo anche tutti che ha scritto anche un'opera in volgare diffusissima che aveva origine della letteratura italiana, che è il Cantico di Frate Sole, o il Cantico delle Creature. No? Quindi ha scritto opere, diciamo, che è una preghiera, ma diventa anche un'opera poetica. No? Ha lasciato un testamento molto importante in latino, molto importante perché ribadisce i suoi principi fondamentali, i suoi ideali fondamentali, i suoi valori fondamentali di povertà, in parte raccontando episodi della sua vita, ma soltanto per dare un esempio, no? E soprattutto ribadendo appunto alcuni punti fermi, usando a volte anche toni forti, tipo principio firmiter per obbedientiam, cioè comando fermamente in nome dell'obbedienza ai frati rispetto della volontà. Quindi diciamo,
ha lasciato molte cose, ha scritto di molte cose, ripeto, ha scritto una lettera ai leggitori dei popoli, quindi a tutti i capi delle città, ai sovrani, perché si celebrasse con preghiera ogni giorno e così via, però non abbiamo una parola sua sulla crociata, no? Sul passaggio, il termine crociata è tardo, forse allora si cominciava a usare più tardi, diciamo, no? Il passaggio, questa iter, questa spedizione armata, non c'è una parola. Quindi, come dire, alcuni storici dicevano che mettono in discussione questo atteggiamento che dicono irenico, diciamo, di Francesco verso tutti, sostengono che Francesco non poteva essere contro la crociata, no? Perché la crociata era un'impresa papale, lui era obbediente al Papa, no? Perché la mentalità generale dell'epoca era a favore della crociata, perché la crociata non era vista esclusivamente come un'impresa militare, ma come, come dire, una estensione della fede fatta anche attraverso le armi, no? Ma il crociato era essenzialmente un pellegrino armato che doveva, come dire, poi sciogliere il suo voto al Santo Sepolcro a Gerusalemme se ci arrivava, d'accordo? E quindi Francesco non poteva essere fuori da questo contesto, no? E con l'aggiunta della obbedienza al Papa. Ora, come dire, bisogna tener conto di tutte queste osservazioni, perché però sono osservazioni, come dire, che non hanno nessun riscontro nelle fonti, no? Come non si è nessuna condanna nelle fonti di Francesco della Crociata, d'accordo? Però anche le fonti francescane, che la prima soprattutto, quella che ho citato un paio di volte, cioè Tommaso da Celano, La vita del Beato Francesco del 1229, quindi 3 anni dopo la morte di Francesco, che pure racconta di questa andata dal sultano, riprenderà un altro episodio in una vita che si verrà successivamente nel 1247, non dice mai che Francesco era a favore della crociata, no? Eppure la vita del 1229 è stata commissionata dal Papa Gregorio IX, che alla crociata teneva molto, no? Tanto vero spinse Federico II a farla, Federico II procrastinò, alla fine ebbe una scomunica, partì scomunicato Federico II, diciamo, no? E poi al ritorno alla crociata si riconciliò col Papa. Allora, quindi, come dire, manca anche ogni fonte, ogni pezzo d'appoggio, diciamo così, che ci possa far dire che Francesco era a favore. Però, mancando anche uno scritto suo che è contro, come dire, le posizioni rimangono entrambe plausibili. Non so se è plausibile, secondo me non è molto plausibile quella di Francesco a favore dell'impresa crociata, perché la sua è stata una predicazione di pace dappertutto. Sembra strano che soltanto a un certo punto gli scatti verso l'Islam, no? Un atteggiamento negativo. Un atteggiamento sì negativo nel senso di accettare uno scontro armato, no? Poi abbiamo varie testimonianze sue negli scritti in cui dice che bisogna essere, lui spesso cita anche la scrittura, no? Recitando soprattutto la prima lettera di Pietro, ma anche altre cose, che bisogna essere sottomessi a tutti, anche alle fiere, no? E quindi sembra strano che questo atteggiamento di sottomissione poi diventi un atteggiamento di favorevole, un atteggiamento favorevole a uno scontro armato, d'accordo? Poi, tra l'altro, abbiamo questa testimonianza di buoni rapporti tra francescani e musulmani, diciamo, della Terra Santa, dell'Oriente egiziano, palestinese, no? Che porta poi alla custodia di Terra Santa. Quindi questo, come dire, insieme alla testimonianza di Giacomo de Vitry, che erano ben accolti, vuol dire che tutto sommato, no? C'era non voglio dire proprio un feeling, però insomma un atteggiamento non negativo da parte anche popolare, diciamo, musulmana, che vuol dire che anche da parte dei frati c'è un atteggiamento non aggressivo, se non altro. E quindi abbiamo vari spunti negli scritti di Francesco, che io riprendo con questo libro, ovviamente, perché il libro è una discussione di tutto questo anche, no? Vari spunti negli scritti di Francesco ci fanno pensare che lui fosse non favorevole a un'impresa crociata, anche se d'altra parte Francesco è molto devoto, diciamo, alle autorità ecclesiastiche,
dal vescovo d'Assisi al Papa, però è anche molto autonomo, quindi su certe cose, non so, la regola ha dovuto rivederla, no? Perché fosse approvata, quella dal 21 al 23, però con il testamento, poco prima di morire, nel 1226, quindi 3 anni dopo l'approvazione della regola, ribadisce fortemente alcune cose, no? Dicendo che non è che è una sostituzione della regola, però è un modo di intendere meglio spiritualmente la regola. Quindi, insomma, no? Ci sono vari esempi di un certo atteggiamento particolare. Io poi noto, ma non solo io, per carità, voglio dire, gli storici moderni notano un atteggiamento di Francesco verso le donne che non è un atteggiamento misogino come quello di tutta la tradizione ecclesiastica medievale. No? Tra l'altro, un esempio proprio classico è quello che ogni scrittore ecclesiastico, parlando del peccato originale, diciamo così, parla del peccato di Eva e Francesco parla del peccato di Adamo, cioè Eva nella città. Quindi, come dire, sono piccoli spunti che indicano una libertà intellettuale, diciamo così, no? Anche in qualche modo creativa di Francesco. Ecco. E poi, diciamo, per concludere il panorama delle fonti, abbiamo il capitolo sedicesimo della regola nonbullata del 1221. Una regola che è stata formata sulle varie decisioni francescane prese dopo il 1209, l'approvazione, no? La regola del 1209 non sappiamo quale fosse, era un proposito di vita che aveva essenzialmente passi del Vangelo. Poi ovviamente l'ordine è cresciuto e su questa base si sono prese decisioni varie e hanno formato una regola. Però appunto questa regola nella sua forma definitiva, anche se non approvata, e del 1221, quindi 2 anni dopo l'andata di Francesco d'Assunta. Cosa c'è scritto in questo capitolo sedicesimo, il cui titoletto è di quelli che vanno tra i saraceni e gli altri infedeli? C'è scritto: quando i frati, no, vanno tra i saraceni e gli altri infedeli, hanno due modi di comportarsi. Il primo è quello di non fare miti e vivere in pace con tutti, e professare di essere cristiani, cioè una testimonianza dicendo: io sono cristiano, però evito di fare viti e scontri. Ora, come dire, questa frase è molto indicativa, no? Se si evita viti e scontri, forse si evitano anche scontri armati, è molto significativo. Tra l'altro, come dire, è un tipo di atteggiamento che è stato ripreso in qualche modo da Charles Foucault, che andava appunto a testimoniare la presenza cristiana in ambito musulmano senza però fare un momento di predicazione o di apologesi, no? Apologetica. No? Poi c'è un secondo momento, dice: quando vedranno che si presenterà l'occasione opportuna, allora predichino Cristo e battezzino quelli che vogliono, perché se non sarai battezzato non sarai salvo e così via. Bene, ma il punto di partenza è questo. Che questo punto di partenza, vivano in pace con tutti e non facciano viti, sia un punto significativo, cioè, dimostra che cosa? Abbiamo detto che la regola del 1223, quella approvata, cambia alcune cose di quella del 1221, è più sintetica, toglie varie cose. Questo capitolo 16 scompare, non c'è più. D'accordo? Quindi vuol dire che era un capitolo che, formulato in questo modo, poteva sembrare problematico. E quindi soltanto nell'ultimo capitolo della regola del 1223, quella approvata, compare un riferimento a quelli che vanno tra i musulmani, che siano approvati dai loro ministri, siano trovati adatti, eccetera, eccetera, a predicare, ma senza nessun riferimento a questo scritto, a questa affermazione, no? di non fare niente. Quindi, secondo me, pur nel, come dire, quel minimo di dubbio, diceva il grande storico Mark Bloch, il storico del Medioevo, non del francescanesimo, che la ricerca storica è una ricerca per tracce, perché non abbiamo mai tutte le testimonianze possibili, non possiamo mai ricostruire al 100%. Quindi, pure con quel minimo di dubbio che uno storico deve comunque avere, no? Perché non può essere sicuro al 100% del suo punto di vista, io ritengo che, mettendo insieme tutta questa serie di testimonianze, Francesco non fosse particolarmente, diciamo, favorevole alla crociata e allo scontro armato, ma comunque quello che ci importa è
che questo incontro con il sultano fece scaturire qualcosa di nuovo. C'è uno storico, diciamo, del francescanesimo, qualche anno fa, presentò questa ipotesi che non ha una base anche qua nelle fonti chiare, però è molto suggestiva. No? E Francesco andò a parlare con il sultano, ancora non avendo ben chiaro l'atteggiamento, diciamo, il suo atteggiamento verso la crociata, ma che da questo incontro ne scaturì un atteggiamento, no? Invece favorevole a sfavorevole alla rotta armata. Se non ricordo male la frase più o meno che scrive questo storico, che Guénoré Jussé, Francesco arrivò a mani nude dal sultano e ne uscì da questo incontro con la convinzione che anche la Chiesa dovesse andare a mani nude verso i musulmani. Questo più o meno, ripeto, è una ipotesi suggestiva, però sicuramente questo incontro provocò in Francesco qualcosa di più di quello che lui stesso si aspettava, no? Sicuramente dopo il suo atteggiamento verso i musulmani fu più favorevole, comunque meno contrario, tant'è vero che abbiamo una sua preghiera, le lodi di Dio Altissimo, che riecheggia in qualche modo i 99 nomi di Allah, no? Tu sei forte, tu sei santo, è una preghiera che, diciamo, i fedeli oggi conoscono, perché è stato fatto anche uno o due tipi di canti per la messa, no? Tu sei bellezza, tu sei giustizia, insomma è una proclamazione continua dei nomi. E nella lettera ai rettori dei popoli, appunto, come dicevo, accennavo prima, Francesco chiede addirittura che si facciano delle preghiere serali pubbliche, e questo secondo alcuni richiama, come dire, la sensazione positiva che lui ebbe dalla preghiera del Muezzin, che è una preghiera pubblica, no? Stando appunto in origine. Anche queste sono, come dire, ipotesi, suggestioni, però, come dire, mettendo insieme tutte quante, a partire dalla regola non durata, a partire dal fatto di essere sottomessi a tutti anche alle fiere, eccetera, eccetera, ci dà una visione di Francesco, che sicuramente esce da questo incontro con un atteggiamento ulteriormente pacificatore, no? Non usiamo il termine pacifista perché, come dire, quando questo è un'accusa che viene fatta agli storici irenici, diciamo così, ma il pacifismo è di per sé una teoria moderna, quindi è uno degli ismi, diciamo, in qualche modo, del Novecento, rispettabile, ma insomma non applicabile direttamente a Francesco. Io con questo più o meno potrei aver concluso. Ecco, nel libro si trova anche una discussione delle varie posizioni storiografiche, sono anche ampie citazioni di quello che su questo episodio dicono gli storici, da Carlini, Ciato Manzelli, Erio e altri. Poi Chiara Frugoni è una delle bastidori sostenitrici della irenicità di Francesco, diciamo così, no? Forse andando anche al di là, una posizione che di fondo tutto sommato in parte io condivido, però a volte forse non è troppo per sicura e definitiva. Professore, grazie, davvero grazie. Secondo me la cosa migliore da fare è quella di andare a comprarsi il libro e leggerselo con attenzione, perché così avrete modo di entrare in questo evento che tutti conosciamo, ma del quale ci sono possibili letture differenti. Quindi io ricordo il titolo, che è Incontro sotto la tenda, Francesco d'Assisi, Malik al-Kamil, l'Islam, pubblicato da Fuorilinea Edizioni e redatto dal professor Alfonso Marini, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi oggi in questa videopresentazione. Io la ringrazio tantissimo, ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguire Italia Medievale sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, dove potete trovare anche tutte le nostre produzioni video e le nostre videopresentazioni. Quindi grazie ancora di tutto, professore, e a presto. Grazie a lei e a quelli che avranno la pazienza di sentirmi.